Sì. Fermi, fermi, raga, si è fatto male seriamente, si è fatto male seriamente. Vedi, perché qua non capisci se prende il braccio. Raga, ma io l'ho visto, se no non l'ho chiamata. E ragazzi, attenzione, perché si stanno consultando i due arbitri. Chi sei? Svelaci la tua identità! No, gli è uscita la spalla! Chiamate un'ambulanza! Bella a tutti ragazzi, bentornati su Pirlas, il canale più pazzo di YouTube e anche sotto la pioggia. Dopo il nascondino allo stadio San Siro, la nascondino challenge allo stadio Olimpico di Roma, quest'oggi siamo qui per un incredibile nascondino challenge in un posto in cui non l'avevamo mai fatto prima d'ora, in uno stadio di UEFA Champions League, lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Quest'oggi qui con noi sarà il Bibega e Offsam, ragazzi. Siamo qui per la storica prima partita di Champions League del Bologna nella sua storia. Abbiamo comprato un biglietto da 1000 euro e questo ci permetterà di nasconderci nei posti più lussuosi dello stadio. Here we go! Signori, siamo qui per la prima manche, il primo a dover cercare sarò io e i due a nascondersi, Gnabry e Samuel. Vi dico già che se qualcuno di voi vince Fattana prima che lo trovo, come ricompensa gli dovrò comprare una nuova maglia originale del Bologna direttamente dallo store dello stadio, ragazzi. E a meno di 90 euro le maglie non vanno. Quindi il mio obiettivo sarà di trovarli entrambi. La tana è questa maglia di Roberto Baggio, vi potete nascondere in tutto lo stadio del Bologna. E allora conterò 40 secondi a partire da ora, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, promesso, 15, 16, 17. Ok, siamo appena fuori allo stadio. Lascio una bella lounge dove mangiare, oppure lascio lo store. Ragazzi, sì, mi nascondo qua nello store. Allora, io sono zona spalti, adotterò la tattica degli spalti. Oh mio Dio, guarda quanto è figo questo campo! Wow, ma la roba qua è Champions League! 31, 32, 33, 34. Devo nascondere qua dentro lo stadio, dentro lo store. Esatto, dove posso mettere? Fondo, meglio. Va bene. Allora signori, Pierino dovrebbe arrivare da lì sotto. 38, 39, 40. Comincio la caccia nello stadio, siamo a casa mia, io conosco perfettamente questo stadio e li troverò. Ok ragazzi, faccio una vetrata dove posso vedere se Pierre esce. Mi nascondo qua in mezzo. Cominciamo nei sotterranei dello stadio, ragazzi. Secondo me non sono andati in alto, sarebbe troppo scontato andare dove ci sono i posti a sedere. Guardate dove sono, ma soprattutto guardate quanta gente c'è attorno a me. Quindi è molto più difficile che mi riesca a trovare. Vi troverò! Auguri, Pier. Allora, qui c'è il bar della squadra, è pieno di persone, ragazzi. Sarà veramente difficoltoso, secondo me si sta nascondendo dietro qualcuno. Aiuto, ragazzi, ho visto Pier. Aiuto. Ok, qua non mi vedo di sicuro. Facciamo una foto solo se mi dici dove si sono nascosti, bro. Hai visto Samuel nascondersi? Oh, Gabri? È andato là. Di là, sei sicuro? Non sì. Mi stai mentendo? No, no. Va bene, foto aggiudicata. Sto facendo le foto per i fan. E io sono qua, nascosto. Niente, sono due monnezze, quindi pensavo si fossero messi nel bidone. Scusate, gente, avete visto qualcuno nascondersi? Un africano e uno che assomiglia a me, mio fratello, Gnabry. Scarso a calcio. Ragazzi, a questo punto proviamo dentro lo store. Aspetta, vedo qualcuno. Chi c'è dietro la maglia? Chi c'è dietro la maglia? Lo vedo. Vieni, Pippo. Che brutto nascondiglio, posso dirlo. Dai, tana per Gabri. Provaci un'altra volta. Scusate se vi ho fatto prendere un colpo. Trovato Gabri. A questo punto manca solo Samuel. Proviamo a salire a questo punto. Ragazzi, penso di aver appena visto Pierino salire su. È arrivato il momento di fare tana, ragazzi. È arrivato il momento di fare tana. Mamma mia, ragazzi, ci dobbiamo muovere. Guardate che pioggia. Sto camminando letteralmente inosservato. Spero che non mi abbia visto. I miei bellissimi capelli stanno facendo una brutta fine. Anche Samuel è una fighetta e non vorrà bagnarsi i capelli, quindi secondo me è andato nella parte coperta dello stadio. Ragazzi, ora mai più, è arrivato il momento di fare tana, ragazzi. Ora mai più. Eccolo. Sì, ma ragazzi, è impossibile trovare la gente in uno stadio così. È lì. Fermato. No. Andiamo, let's go.
Se ho capito, raga, non sono un fenomeno, è enorme sto stadio. Chi ha vinto il premio adesso? Ho rischiato di perdere 180 euro, forse me la cavo solo con 90. Soldi! Andiamo a vedere quanto costa la maglia del Bologna, andiamo. Mamma mia, se ti sta bene. Beh, direi allora, che... Allora, sono pronto per i miei soldi, c'è così. Quanto costa? 98 euro, allora mi tocca strisciare. Sennò... Mannaggia a te che non t'ho trovato. Vabbè, e adesso Samuel è uno di noi. Ragazzi, la partita sta per cominciare, per cui ci guardiamo il primo tempo e poi riprendiamo col nascondino. The Champions! Signori, è cominciato il cammino del Bologna in UEFA Champions League. Vai ragazzi, facciamo vedere che non siamo delle comparse in questa competizione, ma possiamo esserne padroni. Attenzione, Shakhtar in attacco, no! Calcio di rigore per lo Shakhtar. Cioè, letteralmente, raga, neanche due minuti di gioco. Peggior inizio di Champions non ci poteva essere. Fischia l'arbitro, attenzione che porta. Dai, dai, cattivi! Cattivi! Di più! 0-0, è finita la partita, ragazzi. Oh, clean sheet la prima partita di Champions. Ma noi abbiamo un nascondino da finire. E allora, here we go. Ultima manche di questo nascondino. Stavolta saremo io e Pippo a nasconderci. E sarà Off Samuel a cercare. Calma, eh. Io ho già preso, Veloce, Uno, andiamo. Due, tre, buona fortuna, Pippo. Oh mio Dio, fammi passare. 8, 9. Ok, raga, io sono in lounge. Anche perché voglio star comodo. Ma devo trovare un nascondiglio che sia sano. Guardate la mia visuale da qua. Andiamo in alto. Samuel è pigro, non ci arriva fin lassù. Mamma mia, mi sto facendo due polpacce salire queste scale che non avete idea. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dai, smettetela, signore. Dove sono andato? Cameraman, dove sono andato? Posso dirlo? Lo puoi dire? Oh mio Dio, mi sa che ho smesso di contare. Mi devo muovere. Eccomi qua. No, 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 no. Di qua, di qua, di qua, di qua. Qua non ci sono, ragazzi, qua non ci sono. Ho appena controllato, c'è solo un vecchietto che sta... Non so cosa sta facendo, però è pericoloso. Andiamo dietro questa colonna. E speriamo. Non arriverà mai fin qui, ragazzi. Non ha il fiato per farlo. Mi piazzo qua, 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 qua dietro. Qua c'è il campo. Qua c'è il campo, non ce ne chiamo. Qua dietro. Zitti, silenzio. Hai visto dei ragazzi nascondersi da qualche parte? Sì, ho visto, perché vi seguo, il Blast Boomer. Sì. Allora, uno era andato lì dentro là. Ok. L'altro ho visto che scappava di qua su, quindi poi è andato verso di là. Ok, grazie mille, sei un grande. Ragazzi. Oh mio Dio, è lui. È lui. Sta parlando con la security. E vai, non lo fanno salire, godo. Ciò vuol dire che qui sono al sicuro. Hanno detto che è salito su di qua. È qui da qualche parte. Vieni, 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 veloce, 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 veloce. Scendo piano piano fingendomi un tifoso. Ok? Per non destare sospetti. Ogni tanto mi devo sedere. Signori, lo vedete anche voi? Lo stadio è ormai vuoto, hanno cacciato tutti, ragazzi. Ci sono quasi solamente io. Oh no! No! Eccolo, 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 eccolo! No! No! Preso! Dai, ma volete mettere? Sono anche un cacciatore, Ma proprio pensavo che non ti facesse salire il tipo che stesse litigando con lo steward. No! Ora signori, manca solo Pippo! Dove è andato Pippo? Ti aiuto a cercarlo, dai! Dove è andato Pippo? Andiamo, andiamo! Beh, faccio il bastardo e aiuto a cercare Pippo. Secondo me è nella zona lounge, perché qua ci abbiamo già guardato io e Gabri, non c'è. Andiamo nella zona lounge, ragazzi. Sì, si sarà preso qualcosa da mangiare. Qua c'è il campo e noi dobbiamo stare qui in silenzio, che anche noi, se li vediamo passare, noi passiamo e scappiamo. Questa, ragazzi, è la zona lounge. È abbastanza grande. Potrebbe esserci messo nel bancone, ragazzi. È luxury soprattutto, luxury. Qua è la roba, è luxury. Scusa, ti vedi passare un ragazzo di colore, mi fai un cenno. E magari vanno in là, mi fai un cenno. No, hai visto un trentenne che si nasconde? Sì. No, sì, l'hai visto, l'hai visto. Avete già compilato il questionario di feedback? No, nessun questionario. Fallo tu, questionario, vado a cercare Pippo. Bene, Samuel è già distratto da una ragazza. Io invece vado a cercare Pippo. Lo troverò, ragazzi, solo per voi. Ho fatto schifo in sto nascondino oggi, devo rifarmi. Allora, andiamo a vedere da questa parte. Ah, eccolo! Samuel! Samuel è dietro di me. Godo, godo. Scusate, scusate.
preso! Ma scusami, non hai capito. Ah, l'hai mandata tu la tipa per distrarci? Sì! Io non ci sono cascato perché io sono fidanzato, Samuel invece no, e quindi è cascato subito ai piedi della tipa. Comunque dai, moralmente hai vinto, perché quello a cacciare doveva essere Samuel. Ok. Moralmente hai comunque vinto. Va bene, quindi ho vinto una maglietta. Sì, dai, ce n'è una anche per te. Signori, tutti belli con la maglia del Bologna, nascondino nello stadio di Champions League. Finisce qua, peccato solo per il risultato. Io ho perso ma ho vinto, per cui sono contento. Ragazzi, commentate qui sotto il prossimo stadio d'Italia o d'Europa in cui dovremo andare a fare il nascondino, ragazzi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un milione su YouTube, già lo sai. Se sei con noi metti il pollice su. Siamo i Pirlas V, siamo i Pirlas V. Un milione su YouTube, siamo i Pirlas V.